Nella bozza del decreto semplificazioni ancora in via di definizione sono contenuti 48 articoli. Tra le principali novità, la velocizzazione dei cantieri, la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Per quest'ultima è stata prevista una piattaforma che operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti gli atti. Basterà un'app per autocertificazioni, istanze e dichiarazioni con accesso a tutti i servizi tramite SPID, CIE, tramite app su mobile. Le pubbliche amministrazioni saranno inoltre obbligate a sviluppare i loro sistemi con modalità idonee a consentire l'accesso da remoto ai dipendenti in modo da favorire lo smart working. La bozza prevede poi il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Saranno incentivati gli investimenti pubblici per tutto il periodo dell'emergenza in relazione all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia.